to marry you Lo switch è un'esperienza eh, comune nella pratica clinica, nel senso che è un compito a cui quotidianamente veniamo chiamati a, che veniamo chiamati a, a, a compiere, nel momento che cambiare eh, trattamento può essere in gran parte dei casi una scelta eh, utile e necessaria. Io di solito eh, ho fatto tante volte questo tipo di, di argomento in questa relazione. Da molti anni a questa parte metto sempre questa slide per cominciare perché cito questa frase di John Davis che alcuni anni fa, eh, rispetto alla possibilità di cambiare o rimanere nel trattamento in corso, diceva che comunque la tentazione di cercare un trattamento migliore è non solo continua per il clinico naturalmente, ma è anche un'operazione ragionevole. Nella misura in cui naturalmente lo switch dovete immaginare che debba essere sempre eh, orientato a migliorare le condizioni diciamo del, del paziente che, che andiamo a trattare cosa che non sempre succede nel momento che a volte lo switch può eh, portare con sé anche delle condizioni negative cioè può creare le, le, i presupposti di un peggioramento del quadro precedente una cosa va detta subito e cioè che lo switch eh, generalmente si dice che si fa per due ordini di ragioni o per ragioni di efficacia naturalmente quindi di inefficacia in un certo qual modo oppure per ragioni di tollerabilità e sicurezza bene per quanto riguarda l'ordine gerarchico di scelta, io ritengo che sia opportuno sempre pensare allo switch in funzione dell'efficacia, perché quello è il motivo necessario per fare uno switch. Le condizioni di tollerabilità dipendono da che genere di tollerabilità stiamo andando ad affrontare, nel senso che ci sono alcune circostanze nelle quali in presenza di risposta... Eh, la tollerabilità eh, va vista in un'ottica di gestione, quindi ci sono delle situazioni nelle quali la tollerabilità è, è gestibile, altre in cui non è gestibile. In situazioni invece di problemi di sicurezza, eh, chiaramente lo switch si rende eh, inevitabile. Prima di parlare, come farò nei prossimi minuti, delle vere e proprie strategie di switch, credo che sia opportuno fare un minimo di eh, cappello rispetto alle fasi che precedono la decisione di intraprendere una strategia di switch e quindi l'identificazione del paziente e anche delle circostanze per le quali un cambiamento di questo trattamento possa risultare appropriato e naturalmente la conoscenza approfondita di tutti quelli che sono gli aspetti farmacodinamici e farmacocinetici dei farmaci che andiamo a eh, utilizzare e verso i quali andiamo a eh, cambiare il, il, il pattern di trattamento. Eh, come per tutte le, le, le cose che facciamo in, in medicina, esistono anche dei fattori che possono controindicare la, la decisione di operare uno switch. Per esempio, in una condizione di stabilità psicopatologica o quando c'è un elevato rischio di riacutizzazione dei sintomi, quando c'è per esempio un paziente che ha una buona compliance con farmaci depot, il pensare di fare uno switch può essere una strategia del tutto sbagliata o addirittura... Eh, Latrice di eh, problematiche ulteriori. È molto importante, per esempio, nella valutazione dei pazienti a cui pensiamo di sottoporre una strategia di switch, accertare la presenza di alcuni sintomi, in particolare l'ansia, l'insonnia o l'eccessiva sedazione, perché questi, come vedremo in ragione dei farmaci che impieghiamo, possono essere i primi a modificarsi in modo anche abbastanza acuto e quindi a rendere poi molto più complicata e, e difficile da gestire la condizione clinica del paziente. È anche molto importante valutare gli aspetti cognitivi del paziente su cui andiamo a operare uno switch perché in molti casi lo switch comporta una strategia eh, complessa dal punto di vista della, della somministrazione dei farmaci. E quindi, questo può addirittura in alcune circostanze essere un elemento fuorviante per alcuni pazienti e quindi va, va controllato anche questo, questo aspetto. Per ciò che riguarda i farmaci, naturalmente. Aspetti classici che devono essere ben conosciuti: le dosi, le caratteristiche sia farmacocinetiche che farmacodinamiche dei composti che, che, che adoperiamo. La potenza di blocco di 2, perché stiamo parlando di antipsicotici, la potenza di blocco di 2 fa la differenza per alcuni composti andando da alcuni verso altri, lo vedremo un po' più nel dettaglio successivamente. E una buona conoscenza anche di quelle che possono essere le interazioni farmacologiche, in particolare di tipo farmacocinetico, perché anche se non sono particolarmente rilevanti per quanto riguarda gli antipsicotici, ma vanno tenuti presenti in funzione anche di altri eventuali trattamenti che noi adoperiamo in associazione. Per ciò che riguarda le strategie classicamente definite come modalità per fare lo switch, come voi sapete ce ne sono tre che eh, sono eh, come dire, i capisaldi delle, delle strategie stesse. La prima, che è quella che vedete in alto, è il cosiddetto abrupt switch, quello cioè che prevede la brusca sospensione dell'antipsicotico in uso e la brusca introduzione del, di un nuovo antipsicotico. La cross tapering, che invece prevede una... Sospensione graduale di un primo e un incremento graduale del secondo, e quindi la, presenza, la compresenza di una fase intermedia in cui ci sono due antipsicotici eh, che vengono uno scende e uno sale, poi vedremo quali problemi possono porsi. Oppure la terza strategia cosiddetta di overlapping, cioè quella nella quale esiste una sovrapposizione piena di due antipsicotici, il, il primo dei quali, cioè quello da cui eh, vogliamo lasciare che vo che vogliamo lasciare viene eh, sospeso successivamente allo, al raggiungimento dell'incremento fino a dose terapeutica del secondo. Vediamo nell'ambito di ciascuna di queste strategie quali possono essere i fattori favorenti o comunque che aiutano e quelli che possono essere invece gli svantaggi. Ora allora, partiamo dalla abrupt switch, che come vi dicevo appunto prevede una brusca sospensione di un antipsicotico e il brusco inserimento di un secondo. Questa è una, è una, è una circostanza che deve essere applicata in rari casi, nel senso che non è una buona strategia da eh, utilizzare nella comune pratica clinica, soprattutto non è una buona strategia da adoperare in un setting ambulatoriale. Questa è una di quelle circostanze che in genere viene prescritta, viene consigliata in situazioni soprattutto di, vedete lì in alto a sinistra, di serious adverse event, cioè di gravi condizioni legate per esempio Esempio classico che si fa in queste circostanze, per esempio, è la granulocitosi da clozapina. È una di quelle circostanze in cui non è possibile pensare di poter continuare il trattamento o di farlo eh, diminuire gradualmente. Il, la clozapina, in quel caso, andrebbe sospesa bruscamente, è, ed è una circostanza che deve essere ovviamente gestita, dato l'alto rischio di riesacerbazione acuta, in un setting ospedaliero, quindi durante una condizione di ricovero. È ovvio che la brusca sospensione di un farmaco antipsicotico, a seconda delle sue caratteristiche farmacodinamiche, può eh, provocare un rebound che in genere è, è legato a quelle che sono le caratteristiche del farmaco che stiamo abbandonando. Quindi, possiamo avere un rebound di tipo colinergico, un rebound di tipo serotoninergico, o una circostanza come quella della supersensibilità dopaminergica, in cui appunto vediamo una riesacerbazione. Della, 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 della psicosi che stavamo trattando, nonché di alcuni sintomi di tipo extrapiramidale che sono le cosiddette discinesie da smascheramento, cioè quando togliamo un farmaco bloccante, per esempio bloccante di due, osserviamo un, una riaccensione di sintomi discinetici che sono appunto le cosiddette discinesie da smascheramento quando cioè viene via il blocco dopaminergico. Quindi è una strategia da impiegare in rari selezionati casi. Eh, quella cosiddetta di cross tapering, cioè appunto quella della sospensione graduale di un precedente trattamento e l'incremento progressivo di un secondo, è una strategia tutto sommato abbastanza eh, utilizzata e frequentemente impiegata nella pratica clinica, però ricordate che può esporre il paziente a un periodo di durata variabile a seconda del tempo che ci mettiamo a far diminuire uno, a far in, in entrare il secondo. Un, un momento in cui ci può essere una condizione di, ehm, sub, di dosaggi subterapeutici di entrambi i composti. E quindi in quel caso eh, rischiamo di stare trattando un paziente con due farmaci entrambi eh, in, in misura inefficace rispetto al trattamento antipsicotico, e quindi questo naturalmente, ripeto, può esporre per esempio a un aumentato rischio di risacerbazione. La strategia di overlapping, cioè quella appunto di sovrapposizione di due eh, farmaci in cui eh, l'ingresso del secondo mh, viene fatto rapidamente fino al raggiungimento della dose efficace e poi inizia il decremento del primo, è una strategia più conservativa, è una strategia più utile da impiegare in, in, in pratica clinica soprattutto di tipo ambulatoriale. È una circostanza che in alcuni casi può esporre a un rischio di DDI, cioè di drug-drug interaction, ma questo è soprattutto legato al tempo di esposizione della doppia somministrazione, no? che, che, che naturalmente è variabile, vedremo dopo come possiamo gestire i tempi. È una, è una strategia che naturalmente può essere abbastanza diciamo, consigliabile quando abbiamo a che fare con... Problemi di natura soprattutto di tollerabilità, per esempio pensate a mh, problemi di natura metabolica o quando vogliamo switchare dalla clozapina, cosa che non sempre è facile fare, anzi, chi ha esperienza di questo genere di cose sa che togliere la clozapina è una delle cose più difficili da fare in un ambito di, di switch. Eh, una cosa importante da considerare è che quando noi facciamo uno, uno switch eh, possiamo avere anche degli eventi avversi. Eventi avversi di due ordini di natura, uno legati naturalmente agli effetti collaterali del nuovo farmaco che andiamo a introdurre, e altri legati a eh, effetti da sospensione del farmaco precedentemente impiegato. Eh, molte delle cose che, abbiamo, che stiamo dicendo in questa, in questa presentazione eh, derivano da, eh, in particolare da un articolo, che è questo di Correlli di qualche anno fa in cui viene ben spiegato tutto quello che io in, in pochi minuti sto cercando di, di riassumere per, per voi. E in particolare, eh, a proposito di quelli che possono essere i fenomeni derivanti dallo switch, adesso parleremo un po' più dettagliatamente di quei cosiddetti fenomeni di, ri, di rimbalzo o da sospensione che eh, derivano da, eh, dalle caratteristiche farmacodinamiche e farmacocinetiche, farmacocinetiche dei, eh, dei farmaci che noi andiamo a, ad adoperare. E cioè quelli da cui andiamo via e quelli che introduciamo. Questo giusto per come promemoria di quelle che sono le differenze del profilo farmacodinamico dei vari composti che adoperiamo, giusto per sottolineare che anche se appartengono a una classe unica, gli antipsicologi sono molto diversi tra di loro da questo punto di vista, e questo aspetto di conoscenza delle caratteristiche farmacodinamiche è come in questo caso anche di quelle farmacocinetiche, devono essere ben note al clinico che adopera questi farmaci e soprattutto che cerca di cambiarli l'un con l'altro. In particolare la conoscenza delle mi vite, dopo vedremo quanto è utile, soprattutto in funzione di quelle che sono poi le modalità pratiche in termini di tempo e di dosi che noi andiamo a eh, mettere in campo nel tentativo di fare uno switch. Questo per quanto riguarda la farmacodinamica, vi fa per esempio in modo riassuntivo vedere. Quelli che possono essere i problemi di rebound, di rimbalzo, quando andiamo ad abbandonare determinati farmaci con determinate caratteristiche recettoriali per andare verso altri farmaci che magari quelle caratteristiche non ce le hanno. Allora, voi immaginate sulla sinistra ci sono i recettori implicati, pensate, so, l'H1 per esempio, il recettore istaminergico. Se noi abbiamo un farmaco dal quale stiamo provenendo, immaginate che sia l'olanzapina, no? che è potentemente bloccante l'H1 e quindi è un farmaco che eh, per, per l'effetto sull'H1 ha un'azione sedativa, ha un'azione ansiolitica, ha un'azione ovviamente anche di incremento ponderale, nel momento in cui lo andassimo a sospendere in un modo abbastanza brusco ci trovare, e, e andassimo soprattutto verso un farmaco che queste caratteristiche non le possiede, avremmo per esempio una... Condizione di eh, rebound legato per esempio a un incremento importante dell'ansia, dell'insonnia, dell'agitazione. Quindi è, è evidente che da che tipo di farmaco stiamo derivando e con quali caratteristiche stiamo lavorando, dobbiamo capire verso quale stiamo andando e quali altre caratteristiche può avere per evidentemente ovviare a quelle che possono essere delle reazioni che possono poi diventare molto complicate da gestire. La gestione di, di, di alcune di queste circostanze deve essere fatta anche con, delle, anche con dei nuovi trattamenti che possono essere temporaneamente impiegabili nel tentativo di trattare queste circostanze. Per esempio, immaginate un rebound, cioè quello psicotico è abbastanza comune, nel senso che in quel caso conviene o aumentare rapidamente la dose del nuovo antipsicotico o riportare per un po' di tempo il vecchio all'interno del trattamento nel tentativo appunto di ostacolare il rebound psicotico, ma pensate per esempio a un rebound di tipo colinergico, cosa che succede abbastanza frequentemente, in quel caso può essere necessario per esempio rimettere un po' di anticolinergico nel tentativo di, di gestirlo, oppure la presenza di acatisia che va gestita per esempio con l'aggiunta di beta-bloccanti e così via. È evidente che quando noi facciamo un cambio di farmaco nel tentativo di trattare alcuni aspetti legati alla tollerabilità, ci aspettiamo rispetto al farmaco da cui proveniamo, utilizzandone un altro, ci aspettiamo determinati tipi di vantaggi. Questa è una tabella riassuntiva da questo punto di vista, in cui si vede sulla sinistra il farmaco da cui stiamo provenendo e quelli in alto sono i farmaci verso i quali... Andiamo, e allora è eh, classico per esempio l'esempio, se guardate il, l, la prima colonna sulla sinistra, se io sto trattando un paziente con olanzapina e vado verso l'aripiprazolo, che ha delle caratteristiche completamente diverse, per esempio rispetto al profilo metabolico o all'impatto che ha sulla prolattina, vedremo necessariamente, o quasi sicuramente, un abbassamento dei livelli dislipidemici, del peso, dei livelli di sedazione e della prolattina stessa. Quindi questo un po' vi fa vedere nel complesso quali possono essere i vantaggi in termini di tollerabilità rispetto ai più, più frequenti effetti collaterali legati a determinati tipi di composti. Negli ultimi anni si sono affermate tra le strategie di overlapping quelle cosiddette a plateau. Cioè che cosa significa a plateau? in particolare quella, la cosiddetta plateau cross taper, cioè quella che permette di eh, ottenere una, eh, il raggiungimento di una eh, condizione in cui il vecchio farmaco è ancora del tutto presente nella sua dose piena e il nuovo farmaco che è andato gradualmente incrementandosi nella dose raggiunge appunto un plateau, un plateau significa che ha raggiunto quantomeno lo steady state. Raggiunto lo steady state, si tiene quindi insieme sia il vecchio che il nuovo farmaco a dose piena, dopodiché si inizia a ridurre il farmaco precedentemente impiegato. Questa è una circostanza che viene, è una modalità che viene eh, consigliata, soprattutto è eh, della gran parte dei casi che ci troviamo a gestire, soprattutto quando veniamo da antipsicotici con alta affinità di tipo colinergico e istaminergico e andiamo verso antipsicotici che invece queste caratteristiche le hanno con minore intensità oppure quando eh, passiamo da antipsicotici con brevi mi vita pensate per esempio alla coetiapina e andiamo ad antipsicotici con lunghe mi vita classico l'esempio della, della ribiprazola per esempio oppure quando proveniamo da farmaci antipsicotici con grande attività di blocco di due come i, 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 i neuroletici di prima generazione o il risperidone, e andiamo verso farmaci con una bassa affinità eh, sul dopaminergico, addirittura con un parziale agonismo, come appunto l'aripiprazolo stesso. E il, il fatto che noi adoperiamo una strategia di plateau eh, implica naturalmente che raggiungiamo appunto questa doppia presenza di due antipsicotici a dose piena, li teniamo fin tanto che il secondo quantomeno abbia raggiunto lo steady state, che come voi ricorderete corrisponde alle 5 vite, Ma quello che generalmente non ci si racconta, o comunque non sappiamo come fare, è in quanto tempo dobbiamo poi ridurre il farmaco precedentemente utilizzato, e soprattutto di quanto dobbiamo ridurlo progressivamente. Allora in questo ci può aiutare proprio la farmacocinetica, cioè il cosiddetto switch farmacocinetico. Considerando appunto il tempo di steady state che è appunto 5 emivite, questo come voi sapete è il tempo necessario non solo per raggiungere l'equilibrio del farmaco che stiamo introducendo, ma è anche lo stesso periodo di tempo che permette al farmaco di essere abbandonato dal plasma man mano che viene ridotto. Allora in questo senso può essere utile la conoscenza. Delle varie emivite, dei vari composti che andiamo a impiegare, perché rispetto a questo noi possiamo fare un ragionamento pratico molto semplice, e cioè, se abbiamo un farmaco, immaginate il risperidone che ha una cortissima emivita, moltiplichiamo per 5, abbiamo 15 ore, quindi in pratica un giorno, allora questo è un farmaco che viene, come dire, eliminato molto velocemente. Allora a questo punto. Noi dovremmo ogni 5 vite quindi ogni giorno, ridurre di una piccola quantità questo composto, quindi non oltre il 10% del dosaggio dal quale stiamo eh, venendo. Se abbiamo invece un farmaco con una lunga emivita, immaginate l'arviprazolo, la il cui raggiungimento di Steady State equivale a due settimane, allora noi potremmo ogni due settimane togliere un'alta quantità di questo composto, cioè anche il 25, il 30% della dose, perché è come se ci fosse un decalage fisiologico del farmaco stesso. E questa potrebbe essere una modalità pratica che ci può aiutare a gestire questo tipo di circostanze.